ragazzi, e sono tornate le fuck. Mamma mia, dopo tre settimane le fuck, dopo tre settimane faccio quattro manti. Vabbè, partiamo subito con le domande. La prima domanda ce la fa Simone Nespoli, che ci dice: quale di quelle fiere che avete partecipato vi è piaciuta di più? E si collega, diciamo, alla seconda domanda, che è quella di Michelangelo Monea, che ci dice: qual è il momento più emozionante della nostra carriera videoludica? Allora, praticamente, perché siamo intrecciate? Perché, almeno secondo me, poi penso sia anche per te, ragazzi, tua. Scusa. Vai. Il momento più emozionante che abbiamo passato, secondo me, è quello delle fiere. Quindi, quando poi abbiamo visto a tutti quanti, quando abbiamo visto veramente in faccia chi siete, non abbiamo visto più i mi piace, che sono là sotto i pollici, ma abbiamo visto voi, che venivate lì e ci dicevate anche, che ne so, una semplice frase: grandi Trapani, bella Trapani, bella ragazzi, nata a fanculo, perché no, non c'è stato nessuno per fortuna. Niente, per me i momenti più emozionanti sono quelli. Per rispondere invece a Simone Nespoli, la fiera che mi piace di più, dato che abbiamo partecipato solo a Games Week e Romix per ora, sono state veramente belle entrambe, però secondo me Romix è stato superiore come esperienza per noi, non come organizzazione e tutto il resto, perché intanto eravamo a casa nostra e comunque il pubblico era quello romano e che comunque era a casa nostra, cioè non che quello di Milano sia da meno, ma veramente siamo stati accolti benissimo anche lì, però ho provato molte più emozioni a Romix, forse anche perché era la prima volta e fuori a Games Week già ero un po' più abituato. Sì, comunque le emozioni, quelle che ha detto lui, comunque è stato bellissimo vedere tutti voi, fare foto, autografi, urlare vecchi Trapani tutti in coro, tutti insieme. E però la fiera che a me, diciamo, mi ha colpito di più, mi è piaciuta di più, è stata il Games Week invece a Milano, perché vabbè, non stavo a casa e tutto quanto, però mi ha fatto piacere vedere come un pubblico che appunto non è quello nostro, quindi non è quello di Roma, perché magari a Roma ci conosce più gente, ci accogliesse così calorosamente e comunque ci seguissero in così tanti. Quindi vi ringraziamo e ci rivedremo al Romix di aprile. Allora, Matteo Cocozza ci chiede: fuck, leggete la mia domanda al contrario. E noi siamo dei fenomeni. Sì, perché noi anche la challenge. Quindi faremo una parola per uno. Vai. Allora, Oirartnok. La. Vai, vai. Adnamod. I'm. Al. Etegel. Elir. Kaf. Kaf, così, perché ci sta. E poi Azzococo. Vabbè, comunque Oitam. Oitam, ma Odietamo. Odietamo. Comunque, è stata una geniale idea. No, un'idea di basta. Mirko Amati ci chiede: voglio la vincita della sfida di braccio di ferro, ma non con il nostro braccio preferito, ma con quello preferito, capito? Perché quell'altro. Io amo il destro e io sono mancino, quindi per me va meglio. Per me no, perché sono destro, quindi vabbè. Mancino, vabbè. Direi che magicamente può apparire una sedia qui in mezzo. Ok, è apparsa la sedia. Vai, intanto riperdo un'altra volta. Ole, 3, 2, 1. Oh, tascito. Oh, mi sto avvicinando, scusa. Guarda come sta, guarda come sta piegando la merda. Ma guarda come stai. Che cosa? Vabbè, prossima domanda. Sì. Allora, Simone Trotta, intanto che cerchiamo di far finire. Ci chiede. Una cosa che lui odia di me e una cosa che io odio di lui. Io odio di lui il fatto che è veramente troppo pigro. E io di lui, boh, non lo so. Ah, il vai su FIFA. Dai. Sotto ogni volta che lo dice. Porca troia. Allora, Nicolas Nasrollai ci chiede: ma se mi nascondo sotto una tenda diventi invisibile? Ah sì. No, sarà un attimo dimenticato di ridere. Ah, Simone Boninelli ci chiede: ma perché Darila ha sempre la sedia rotta? Questa sarebbe la sedia rotta in teoria, ma in realtà non è rotta, non è rotta, è spellata. Esattamente. Per un semplice motivo: io, cioè, questa sedia è stata comprata prima di questa, quindi sono abituato a stare su questa sedia, perché anche se comunque sono la stessa sedia, sì, è identica, la forma che ha preso il tempo è diversa, perché non lo so, quando invece siedo su questa non ci riesco a starci, quindi è solo questione di abitudine. È rimasto il culetto suo così. Esatto, sto meglio su questa sedia, è molto semplice la cosa. Allora, Mattia Di Francesco ci chiede: che ne dite di fare delle challenge nel campo di calcio dove lavora lui, l'esimio, e tipo challenge sempre legate appunto al calcio, queste cose qua. Noi stiamo facendo queste challenge, diciamo, ora ci sarà la crossbar sul canale di Frax, prima c'è stata quella sul canale di Thread, e dopo che uscirà quella sul canale di Frax uscirà anche sul nostro canale. Comunque anche noi faremo dei video insieme a loro, magari da soli, che, dove implementeremo appunto il calcio, che è importante proprio nel nostro canale.
E se tante volte volete venirlo a trovare mentre lui lavora, sta sempre là tutte le sere. Atletico San Raimondo. Tutte le sere, tranne Forever. Sabato e domenica. Esattamente. Comunque c'è la pagina dell'Atletico San Raimondo. Sì. Se andate su Facebook, la trovate e mettete mi piace là e sapete anche dov'è. Quindi senza che vi torni l'indirizzo qui, lo vedete là se proprio siete interessati. Io lavoro lì tutte le sere, diciamo, a parte sabato e domenica. Ragazzi, anche questo pack è finito. Un pack molto ridotto. Perché veramente non siamo riusciti a trovare molte domande, perché sono sempre le stesse. Fina, il Transformer, un cane. Da dove è venuto il nome Granas? Abbiamo detto sul secondo pack time nostro, come ci siamo conosciuti, tutto quanto. Sono domande che abbiamo già risposto, quindi per favore, quando farete altre domande, non fateci sempre queste, perché veramente poi facciamo fatica a trovarne 5 decenti. Quindi ricordiamo che noi sulla pagina Facebook metteremo il post dove potrete farci le domande. Mettete mi piace sulla pagina Facebook, perché è lì che poi metteremo il post e potrete farci le domande. Quelle che scrivete qua sotto non valgono, non le prendiamo in considerazione. Oltre che in descrizione c'è ci sono i nostri profili privati, i nostri Instagram di ognuno di noi due. E niente, se volete mettete un mi piace anche lì, followateci. Dai, grazie, è tutto, noi ci vediamo al prossimo fuck. E bella bella.